se qualcuno mi trattiene o mi grabba, il video finisce. Ok, va bene ragazzi, la sfida di oggi è: se mi grabbano, il video finisce; se mi trattengono, il video finisce, come volete dirlo. Oggi abbiamo il nostro Ciro nella forma di supereroe, che in realtà, ripeto, non è la sua forma finale, però è comunque una delle sue forme molto potenti, e quindi dobbiamo vedere se riusciamo. Dobbiamo cercare di stare il più lontano possibile dai nemici, specialmente in mappe diverse da questa, perché questa difficilmente ci grabberanno. Però in altre sappiamo che è molto più probabile che lo facciano, per esempio nelle fasi finali di Slime Climb, oppure anche con il Memory. Quindi cerchiamo di stare attentini e di stare il più lontano possibile da nemici che abbiano, diciamo, la tentazione di farlo. Tra l'altro sono primo, me la sto aggiustando benissimo. Primi, ci siamo presi un vantaggione, ragazzi. Comunque ragazzi, qua nel rollout dicevo che era molto probabile che qualcuno ci grabbasse. Infatti voglio cercare di stare lontano dai nemici, ma ce li ho praticamente ovunque. Levatevi! No, questi ti toccano di continuo, veramente scandaloso. Comunque, io volevo dirvi ragazzi che anche se farò tagli nel video, non posso imbrogliare perché sto registrando la challenge sul sito Viola, mentre i ragazzi mi controllano. Se anche voi volete aggiungervi tra l'altro alle live del sito Viola, basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi, o cercate sul sito Viola Fortune Gamer, raga, mi trovate. E niente, quindi vediamo un po', una voragine qua a terra. No, troppo complicato, mancano tre persone ragazzi. Veramente, se passo questo senza farmi grabbare il top, perché poi già non ho capito se mi aveva grabbato, e faccio finta che non sia successo. Ovviamente ci stanno uscendo tutte mappe in cui la gente che ti grabba è tantissima. Io non ne avevo dubbi ragazzi, no. Ma qua qualcuno mi grabba per forza, cioè è palese, no no ragazzi, per forza. Questa è la mappa in cui la gente lo fa proprio apposta e di più. No, è una sfida, devo tener conto di entrambe, è fatta apposta così. Le facciamo per un motivo queste sfide, non per perderle. Dai, cadete. A parte che è caduto solo uno, finemmo, ma che? No, no, troppa gente, levatevi. Sta arrivando troppa gente nella mia zona. Mamma mia. Io poi cammino troppo sui lati, così diciamo che faccio aumentare l'acquolina in bocca anche ai nemici sul farmi cadere. Non è una grande tecnica. Oh, mamma mia. No. Cosa è successo? Mamma mia. Ragazzi, Ero morto a tutti gli effetti, frate. Questo più è difficile che ti grabbino, non è impossibile. Non è impossibile perché magari se sei portiere ti grabbano per non farti bloccare la palla e per farla andarla in per farla andare in porta. Però io mi metto nella mia porta, mi metto per i fattacci miei e già quella palla è entrata, secondo me, a meno che non la blocchino. Ah, non sono stati bravi, ok. Ok, ho vinto il contrasto, teoricamente. Però, nonostante abbia vinto il contrasto, la palla insiste a raggiungere questa zona. Calmi. Eh no ragazzi, io più di così non potevo fare. L'ho bloccata in una maniera veramente fantastica. Sto vincendo tutti i contrasti. Levati, mamma mia. Ci sono stato troppo vicino. No no raga, però tutte ste palle in questa zona no. C'è veramente. No, una entra per forza. Una entra. Mamma mia. Cosa si è salvato? Basta. Pallo. No, entrata. Mamma mia. Entrata. Una entrata, vabbè, doppia. Ok, alleati per piacere dall'altro lato. No, raga, ma non ce la facciamo. Dobbiamo farle entrare entrambe nel giro di 30 secondi. Dai, però. Persa. GG. Ok, dai, ragazzuoli, vediamo un po'. DoorDash. Questo, ci siamo presi un buon vantaggino. Quindi se riusciamo a tenercelo e a non farci trasportare dalla folla, dovremmo farcela. Ok. Ora è quello a sinistra. Quello a sinistra si vede. A posto, dai. Bella per noi, arriviamo pure i primi, mi sa. Top, va bene così. Ok, vediamo un po'. Qui si dovrebbe poter tranquillamente passare senza farci grabbare, perché alla fine, cioè, qui ognuno sta cercando per i fatti suoi di andare avanti. A parte gente che mi arriva addosso, manco fosse un proiettile vagante. Poi del resto tutto a posto. Facciamoci dare una spintarella e va bene così. Su, sprint. Ok. Vabbè, io mi aggrappo, faccio prima così, non fa niente. Dai, facciamo buttare via tutta sta gente e passiamo noi. Ok, attenzione, mi butto. Mi è andata male, va bene, capita. Forse non mi è andata così male. Ci sta. L'accetto volentieri comunque. Attenzione, non conviene passare ora. A posto. Aspettiamo qualche secondino e ci siamo. Ok, ma perché tutto questo sta accadendo? Cosa ho fatto di male nella mia esistenza? Basta! Fatemi passare. Ok ragazzi, dai, ci siamo. Il secondo stage pure è andato. A posto. Levatevi, non mi toccate. Stavo quel tipo che voleva toccarmi. Lasciami stare. This is mine on a square, bro. Ok, fruit shoot. Qua pure teoricamente di solito non grabbano, se siamo fortunati. Cerchiamo di andare magari sul lato dove sta meno gente e speriamo in qualche santo.
Allora, dai. Oh, mannaggia. Duri di arance, levatevi, grazie. Godo. Uno è stato colpito da doppia arancia, doppia frutta. Mamma mia. Ok, mi lancio. Tuffo. Okay. Mi blocco, a posto. Ok, ragazzi, dovrebbe essere fatta. Arancia, grazie, spostati. Mamma mia, quanta frutta che sta arrivando. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai. Cerchiamo di metterci in mezzo, così evitiamo gente. Perfetto, e siamo arrivati sesti. Ok, ok. Confidiamo in Ciro, confidiamo in Ciro. Football. Vi prego, ragazzi, qualcuno che sa giocare football bene, Cristo, che mi viene da una mano. Quanti siamo? Siamo 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siamo 18. No, ragazzi, vado in porta, ciao. Vado in porta, non fa niente. Ciao, mi rifiuto, ragazzi. Questo è il minigioco che odio di più, perché non lo so giocare, ragazzi, su sto minigioco. Non so fare niente. Via, via, lasciatemi stare. Guarda, guarda. Io li blocco. No, meglio che non inizio a bloccare, perché se inizio a bloccare mi sa che... gli viene l'inghippo a tutti ed è finita. Io spero che la palla indietro la facciano tornare. No, raga, qua mi grabbano. Sta troppa gente. Probabilmente qualcuno ha la brillante idea di bloccarmi. Per forza. Mamma mia, che grande l'alleato. Io qua veramente, ragazzi, sono inutile. Ok, io vado in porta. Da ora vado in porta. Resto in difesa. Sto per i fattacci miei. E resto lì. Vediamo dove la fanno andare. Esatto, viene in questo campo. Io con la massima tranquillità cerco di bloccarla. L'ho evitata, sono un deficiente. Vi prego, non fatela andare a destra. Ok, torna indietro. Bella, mi piace. Torna indietro. Dobbiamo resistere un minuto e mezzo. Poi se facciamo un altro gol, meglio ancora che ce l'assestiamo, capito? Esatto, ad esempio questa così, no? Questa torna proprio indietro, così come sta. Perfetto, vai, doppia. Li dobbiamo confondere, ragazzi, far arrivare... Esatto, doppio gol. Se stiamo 3 vado sul tranquillo. Se stanno 3 mi tranquillizzo proprio. Via, indietro, tranquilli. Perfetto. Gli alleati fortunatamente sanno giocare, raga. Abbiamo trovato gli alleati forti. Non sprechiamoli. Però meglio non mettersi vicino a qualcuno alleato, perché altrimenti a finire che mi blocca pure l'alleato. Perché magari per esultare, capi, mi abbraccia. Non toccarmi. Sono socialmente apatico, come nella vita reale. Ciro, in realtà sono tutti i miei alter ego che non si sono mai espressi. Vi lascio solo immaginare la forma di Ciro cavallo sbizzarrito. 3, 4. E direi di fare pure il 5, che dite? Dai, si sono arresi, gialli, si sono arresi, su. Dai, facciamoglielo fare un gol, uno solo. Va bene, dai, intanto Ciro, il nostro supereroe, esulta. Ok, raga, ora farsi grabbare. Se c'è Hexagon, ok. Se non c'è Hexagon, è un problema. Perché se non c'è Hexagon, quasi in tutti ti grabbano. Anche in Fall Mountain ti possono grabbare. Quindi dobbiamo solo incrociare le dita, ragazzi, veramente. È l'unica cosa che dobbiamo fare. Una finale decente, ti prego, non crashare, perché stai facendo un caricamento di 3 ore e mezza. Hexagon, mamma mia, meno male. Yeah, siamo in 9, vai giù. Ce la dobbiamo fare, veramente, ce la dobbiamo fare a qualunque costo. Hexagon, dai. Siamo 8, 1 è anche uscito. 3, sì, siamo 8. E dobbiamo eliminare 7, raga. 7 dobbiamo eliminare. Te prego, frate. Te prego, levati. Vabbè, già sono caduto. Va bene, ok. Va bene, io non mi offendo. Mi limito a farmi la mia isoletta. Calmi, no, da ora non devo sbagliare. Da ora gioco safe. Già ho fatto troppi errori, sta cosa non mi piace. Mamma mia, stavo cadendo. Ok. Vabbè, comunque devo scendere, a prescindere da tutto. Quindi inizio ad avviarmi. Mi spiace, frate, cadi qua. Cadi. Godo. Ok. Qua ci possiamo mantenere le nostre zone. Dobbiamo solo essere un po' intelligenti, diciamo. Ecco. Qua posso recuperare un bel po' di tempo se sono bravo. Sbagliato però. Avrei potuto recuperare anche più tempo. Magari facendo così. No. Sbagliato. Sono caduto di troppo. Qua se cado di sotto è fatta. C'è qualcuno che ha fatto la tecnica del buco totale. C'ho circa 2 persone sopra, se non sbaglio. Vabbè, peccato. Avrei dovuto calcolare meglio le distanze. Il fatto è che così facendo sono caduto di troppi livelli. Ok. Non fermiamoci. Abbiamo il vantaggio tattico, ragazzi. Abbiamo un'isola enorme. L'unica cosa più stupida da fare sarebbe semplicemente mettersi a camminare. Ok, manca una persona. Non la voglio guardare, perché se la guardo comincio ad andare nel panico. Godo.
non avete idea di quante volte, ragazzi di YouTube, ci abbiamo provato io e i ragazzi del sito Viola. Non idea, sarà il 20° tentativo, ma ci siamo riusciti. Non ci hanno grabbato. Mamma mia. Per ora mostro casato, visto? Sto nel... sto pieno, ragazzi. Ora Ciro vola, ora... Ma mi hanno già garbato.